Il ritorno alla lezione in presenza degli studenti fa ben sperare per il futuro. Chiaramente è la prima inaugurazione del magnifico rettore appunto quest'anno, il nuovo rettore Giorgio Calcagnini. Chiaramente gli faccio un in bocca al lupo per il suo lavoro, per questo settennato che praticamente lo vedrà impegnato, lo sta vedendo già impegnato. Quali sono i corsi universitari più richiesti dai ragazzi e quali invece soffrono di più in termini proprio di iscrizioni? Allora, quelli diciamo più gettonati sono ormai da diversi anni in ambito scientifico, ci sono biologie e poi è anche molto difficile fare questa cosa perché alcuni di questi corsi sono a numero chiuso, quindi cioè, ad esempio c'è biotecnologie che appena apre le iscrizioni il giorno dopo non ci sono più posti perché si prendono 75 studenti solo, quindi però sono tutta la parte biomedica, la parte di scienze motorie, la parte delle lingue soprattutto con un orientamento moderno che rivolgo al mondo delle imprese, poi la parte della, diciamo, dell'area della formazione primaria, quindi si torna anche lì, si capisce che diciamo, questa domanda di nuovo di questo tipo di formazione deriva dal fatto che anche la società ha bisogno di formare e di avere diciamo, dei nuovi maestri, dei nuovi professori con un nuovo tipo di formazione. Economia sta andando bene da qualche anno, non vorrei ecco, scordarmi qualcuno sul lato positivo, sul lato negativo diciamo giurisprudenza sta soffrendo ma non a Urbino, sta soffrendo un po' a livello nazionale, mi sembra che l'anno scorso, due anni fa il calo delle iscrizioni a livello nazionale di giurisprudenza si è collocato intorno al 38%, quindi questo vi dà l'ordine della dimensione. Anche qui è difficile dire quali siano i motivi, no? Uno sicuramente può essere la saturazione del mercato, della professione privata. Ci sono corsi che stanno soffrendo un po', insomma, per esempio storicamente anche geologia, anche qui è difficile capire il perché, perché siamo un paese che avremo tanto bisogno di geologi e quindi probabilmente o c'è da proporre qualcosa di innovativo in questo caso, ma insieme anche alle istituzioni, perché poi sono anche le istituzioni principali diciamo, fruitori delle nuove figure professionali.